Prenderei la schiera con il numero 14, Eloy Mitians, che è anche uno dei giocatori più temibili da tenere d'occhio, poi con il numero... L'altro tentativo adesso, Ghirardello da solo, bellissima azione, battuto da solo, azione personale, Mattia Ghirardello, il difensore con il vizio del gol. Pronto per questo rigore, lo tocca a basso sulla destra, raso terra, Massimo Tattaralli, quindi Valdagno che a 17-20 scatta da questo giocatore, 2 contro 2 adesso, Lopez per Ordoñez, Ordoñez attenzione, Ordoñez prova all'altezza della della massima posizione dal rigore, tira un rigore in movimento il numero 9, Valdagno perde palla qui, Tattaralli attenzione, Valdagno un po' scoperto, 3 contro 2, bomba di Jordi Kreus, e quindi gol del Vendrell, alta al Pere Varias per andare a poi a ripartire in velocità, si scambiano di posto adesso Ferrer. Tuttavia, attenzione qui, Massimo Tattaralli trova assolutamente ferma la difesa del Vendrell, Maxi Rusta, attenzione al contropiede, e c'è il gol da parte del numero 4, ancora Jordi Kreus sull'assist di... Vediamo che soluzione opta Lucas Ordoñez, parte Ordoñez la finta e poi... La gira molto bene, si lamenta Fernandez di essere stato toccato sul il blu al coso, deve all'allenatore Pere Varias che si è preso il cartellino blu e quindi adesso può rientrare un giocatore, 2.54 intanto alla fine, la caccia dentro, Fernandez può tirare Ordoñez, ci mette, riesce l'assist dentro, 3 secondi a toccare, Lucas Ordoñez, Tattaralli e il gol di Juan Lopez che la mette nel 7 dall'altra parte, bel contropiede del Valdagno di Franco Vanzo che si aggiudica dunque questo secondo turno, questo spareggio per il secondo posto, c'è già l'abbraccio in campo tra i giocatori, dunque al Pallalido di Valdagno per il secondo turno dell'Eurolega. Valdagno batte Vendrell per 7-2.